Falsa notizia, possiamo... Io, ecco, oggi prendiamo lo spunto dalla signora Rosa, che ribadisco la galera, signora Rosa, parliamo di quelli di Pordenone. Ah, persone sane. Signori, gli abitanti di Pordenone sono di una cattiveria! È una cosa disgustosa. Sì. L'abitante di Pordenone, veramente, guardate, solo il nome Pordenone mi viene un magone qua che non riesco a pronunciare. È gente proprio cattiva, invidiosa, perché loro stanno là nascosti, in cima, là, non si sa, lontani dalle città, dai grandi centri, eccetera, eccetera. Ma come i grandi centri di Pordenone? A parte che lei continua a dire gli abitanti di Pordenone perché non sa come si chiamano. Come si chiamano? Lei lo sa? No, me lo dica lei. No, lo vede, non lo sa nemmeno lui. Mi voleva fregare a me, ma io ci frego pure. Come si chiamano gli abitanti? Ma me lo dica lei, e lei non lo sa. Allora io dicevo, tornando a Pordenone non c'è niente. Niente. Come? La sera è una città morta, di giorno è una città morta. Ma non è vero. Quindi i loro abitanti cosa fanno? Si divertono a scrivere lettere anonime. Pensate che cattiveria. Scrivono all'amico dicendo: fra loro. Caro cornuto, tua moglie ti mette le corna, stai attento un amico. Poi scrivono lettere anonime alla polizia, all'ufficio delle imposte, vabbè, denunciando l'amico. Tutti fanno questo lavoro, per cui non, alla fine perde di significato. Perché... Poi siccome loro non hanno il mare, odiano i pesci, attaccano la corrente elettrica alle vaschette dei pesci rossi. Ma insomma, ma si può essere più cattivi di così? E questi poveri pesciolini che affiorano proprio tutti morti così. Poi la notte, siccome lì non c'è niente da fare, vabbè, l'abbiamo detto, loro vero, vanno per le strade con le macchine, con le marmitte sfondate, suonando il clacson e sparando con la doppietta i lampioni. Ma insomma, ma si può essere più incivili, maleducati? Vabbè, no, non dica queste cose. Infatti, guardate che il parroco di Pordenone si rifiuta di dare impartire l'estrema unzione agli abitanti di Pordenone, tanto sono cattivi. Ecco, al punto che mi sembra, non vorrei dire cose non vere, ma mi sembra che ci sia un... C'è un detto popolare che dice: se in una notte di tempesta bussano alla tua porta l'abitante di Pordenone, l'abitante di Pordenone, è perché lei stava per dire una cosa sbagliata, io meno male che ce l'ho ripreso. Non lo sa, non si va bene, comunque l'abitante di Pordenone è il gorillone sdentato, pidocchioso, fate entrare il gorillone sdentato, pidocchioso. Com'è perché, il guardate, sventato, è tutto cosa, peloso, grosso, proprio. Telefono da Pordenone, credo. È terribile. Pronto? Pronto. Sì, la signora Rosa? La signora Rosa. Sì. Lo sapevo io. In galera, signora Rosa, no, lei deve andare in galera, deve andare. Dai, in galera ti mando te, Braccardi. Cioè. Dai, cosa hai detto? Cosa ho detto, signora? Tutto Pordenone ti mandiamo in galera. Ma come? No, è solo lei che mi manda in galera. No, quelli di Pordenone sono i simpatici. Pordenone è lei che è antipatica. Vada in galera! Oh, perdono. Mi scusi tanto. Ma come mi scusi? Signora Rosa! Però! E andate via! No, è andata via, attaccato! Attaccato! Pronto? Sì! Signora Rosa, non gli dia retta, No, ma io non gli do retta! Lei sa ho che detto la verità! Non è in grado di intendere di voler... Ma che alli? Ma lei è, sono lei è contenta di essere diventata l'argomento della puntata. Lei è di Sacile. Come si chiamano gli abitanti di Pordenone? Lei addirittura è di Sacile. Pordenonesi si chiamano. Pordenonesi, brava signora. Sì. Signora Rosa, non dire, perché eravamo arrivati, fortunatamente, al punto cruciale. Cruciale della storiellina. I rossi, sorprendendoci ogni volta, ci comunica che gli abitanti di Pordenone hanno, sì, forse, secondo lui, qualche piccolo difetto, però... Ah, se te li fai amici! Ecco, guardate, il pordenonese è la persona più buona, meravigliosa e altruista del mondo. Sentito, infatti, guardate, lui appena ti conosce prende un
per dimostrarti amicizia, un rasoio zac, si stacca il lobo dell'orecchio e te lo regala. No. Cioè. Poi ti invita a pranzo, la moglie ti prepara un pranzo principesco, polli arrosto, fagioli con le codiche, pasta al forno, cioè. Appena mangiato, il pordenonese prende la fisarmonica e comincia a suonare il can-can, mentre la moglie, tutta nuda, con i tacchi alti, balla il can-can! Pensate! Che altruismo! Poi il volo del calabrone! È della gente meravigliosa! Insomma, per farla breve, guardate, un pordenonese amico di un catanese che stavano dal macellaio e stavano comprando un chilo di fettine. Il toccava al pordenonese, al catanese, invece il catanese ha detto no, forse c'era prima il signore. Questo gesto ha conquistato il pordenonese. Insomma, l'ho invitato a casa con tutta la famiglia, ospite completamente. Un giorno ci ha detto, questo faceva, era un operaio agricolo, ci ha detto, senti, io voglio cambiare la tua vita. Ha venduto il suo appartamento che si era comprato con 30 anni di sacrificio, la metà l'ha data al catanese e la metà ha detto domani partiamo e ti porti in un posto dove tu rapidamente diventerai miliardario. Sono partiti la notte stessa con l'8:50 del pordenonese, la moglie del catanese, sono andati verso Monte Carlo, però siccome i pordenonesi sono superstiziosi, dopo 20 km hanno incontrato un gatto nero, hanno dovuto fare una deviazione, sono andati verso Gorizia, poi giù verso Ancona, un altro gatto nero, hanno preso Firenze, insomma, dopo 3 giorni sono arrivati a Monte Carlo. Sono arrivati a Monte Carlo, sono andati lì al casinò, questo si è giocato in un battibaleno, al tavolo verde ha perso 60 milioni, il pordenonese. Il pordenonese, sono passati alla roulette, lì ha perso ancora, insomma... Si è giocato l'occhio di vetro della moglie, pensate, sempre bene. Poi le protesi dentarie d'oro. Alla fine non c'era rimasto più niente, sperando in un colpo estremo della fortuna, il pordenonese si è staccato il pacemaker e detto, sul 22 è uscito il numero 7. Meno male. No, cioè, no, meno male. Sono usciti dal casinò, erano disfatti. A un certo punto, fuori del casinò, il pordenonese... Il cuore non poppava più, si è sentito male, si è accasciato. L'amico gli ha detto, stai morendo. Lui ci ha detto, sì, sto morendo, però sono felice per averti regalato questi 3 giorni di ricchezza. Questi sono i pordenonesi, cara signora di Sacile, che lei... Ma dove sta Sacile? Ma chi l'ha mai sentito nominare? Cara signora, in galera deve andare! Sì. E tenti di ma lei sola, non gli abitanti di Sacile, eh? Magalli! Eccomi, sono quasi. Magalli, senti, era meglio punto e virgola. Ah, erano meglio. Sì, meglio, molto, molto. Almeno non parlava. Non sono arrabbiata. Almeno sono non parlava. Non di quello che ha detto, però in 15 giorni da questa parte sono sempre le stesse cose. E questo fa lui nella vita. Non è bello. Ma non è quello, 15 giorni signora. Quanti anni ha lei, Rossi, scusi? Che frega! Che frega! So cavolo mio, so! 53 anni che dice 50... le stesse cose. Ma signori, la notizia che farà scalpore è che Magalli si sposerà la prossima settimana. Non è vero. Guardate che la buona corte è di una cattiveria. Ma di una cattiveria la buona corte. Però la Rosa ci perdoni. No, non c'è niente da perdonare. Lo perdoni. Non c'è niente, solo che è meglio Davide e Vittoria. Chiunque, il cane, il gatto, sì. Meno che lui. Va bene? Siete contenti? Soddisfatti? Sì. Noi diamo la possibilità di esprimere dei pareri, come abbiamo detto, democraticamente. Democraticamente. Signora. Non grazie. Volevo farvi i complimenti, ho detto la mia. Sì, ha fatto bene, mica mi sa chiamare solo per fare i complimenti, ci mancherebbe altro. Buongiorno. Grazie signora Rosa, buona giornata a lei. Rossi, sempre polemiche ci crea, va bene. E insomma diciamo, però se ti fai amica la Buonaccorti, pensate, ha regalato un paio di calze bucate al corpo di ballo di Pronto Chi Gioca. Pensate la generosità! Signora Rosa! Ecco, speriamo che ci perdoni la sua generosità. Pensate la generosità! Dico velocemente, posso dire anch'io una cosa alla signora Rosa, che è la stessa cosa che ho detto alla mia mamma, signora Rosa. Nella vita Bracardi è veramente una persona buona e gentile. Questo lo posso assicurare anche proprio sulla mia pelle. Poi artisticamente ognuno di noi ha il suo giudizio. Come persona è veramente una personcina per bene, non assomiglia affatto ai ruoli che interpreta.